L'isola della Gaiola, a pochi metri dalla costa di Posillipo, sorge al centro di un piccolo e straordinario ecosistema che dal 2002 è tutelato come area protetta. Gaiola, dal latino tardo caveolam, piccola grotta, come quelle che si aprono nel caratteristico tufo giallo dei costoni. Il centro studi interdisciplinari Gaiola, con l'aiuto di numerosi cittadini volontari, ha riportato questo specchio favoloso alla sua originaria bellezza, salvandolo da un deplorevole degrado e dall'uso spregiudicato delle risorse ambientali. Noi notiamo in primis un aumento ad esempio delle cernie, delle corvine, ci sono anche ad esempio molti banchi di orate che vediamo molto più spesso e di frequente. Prima era un continuo via vai di barche, soprattutto d'estate, invece adesso, essendo anche più protetto da questo punto di vista, sono ritornate anche delle specie molto importanti come dei rapaci diurni, come la poiana, il falco pellegrino, il gheppio. Abbiamo comunque una macchia mediterranea molto ben conservata, sono specie ovviamente adattate alle scogliere, si chiamano casmofitiche e ovviamente sono anche adattate a vivere in un ambiente ad alta salinità, sono alofite appunto. Ci sono delle specie molto importanti che sono in regressione nel Mediterraneo, come la Medicaga arborea, che è una specie appunto ancora presente nel sito Gaiola Trentaremi, e c'è una specie molto importante che si trova praticamente solo lì e qualche esemplare a Capri, che è il Limonium cumanum. Oggi il parco ospita attività culturali e di divulgazione scientifica che permettono di esplorare le meraviglie sommerse della baia e il sovrastante parco di Pausilipon, dove nel primo secolo avanti Cristo il cavaliere Publio Vedio Pollione fece erigere una sontuosa villa passata poi all'imperatore Augusto. Nel nostro gruppo ci sono biologi marini, naturalisti, archeologi. Abbiamo pensato che fosse necessario far qualcosa per la propria città, per restituire un patrimonio che era stato per troppo tempo dimenticato. Il Parco della Gaiola oggi è un'area marina protetta unica in Italia e unica non solo per il patrimonio che racchiude, ma unica anche per il ruolo che svolge nella divulgazione scientifica e nel rapporto con il mare, nella restituzione del mare alla città di Napoli. Nel Parco della Gaiola ripartono in primavera i laboratori marini con le scuole, le escursioni e le visite guidate, i percorsi naturalistici e archeologici. Nel Teatro Romano, situato sul promontorio, tornerà da maggio la rassegna di musica e teatro Suggestioni all'imbrunire. Un progetto straordinario di un lavoro encomiabile fatto in condizioni proibitive da un gruppo di giovani ricercatori che hanno restituito a Napoli un lembo di mare che ora è tra i più interessanti e sicuramente più ricco di fauna e flora di marina di tutto il Mediterraneo, dove si possono fare tra l'altro anche esperienze di visione sottomarina, ma soprattutto questa grande capacità di lavoro scientifico. Il calendario degli eventi sul sito www.gaiola.org.